Regione Toscana, il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale sceglie il difensore civico della Toscana. Si tratta di Lucia Annibali, eletta alla quarta votazione durante l'ultima seduta del Parlamentino della Toscana, dove ha ottenuto 23 voti favorevoli contro i due di Antonia Fiordelisi, proposta dal Movimento 5 Stelle. Il nome di Lucia Annibali è stato presentato da Italia Viva, che ha poi trovato l'accordo e l'appoggio del Partito Democratico. Aspro in alcuni momenti il confronto in aula, con i consiglieri di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia che al momento del voto sono usciti dall'aula, rinunciando, mentre il Movimento 5 Stelle si è orientato sul proprio candidato. Ricordiamo che il difensore civico è quella figura istituzionale di garanzia che interviene in favore dei diritti e degli interessi dei cittadini nei rapporti con le amministrazioni pubbliche operanti in Toscana e con i privati che gestiscono pubblici servizi. Credo che sia fatto una cosa bella per la Toscana. Lucia Annibali è una donna che ha un valore altissimo a livello umano, a livello etico, la sua storia lo dimostra, la sua battaglia, la sua elemento identitario come difesa di chi ovviamente si impegnerà per difendere i diritti dei cittadini toscani. A lei un compito straordinario, quello di essere il garante di tutti i toscani, un impegno importante. Il difensore civico è l'organismo di garanzia più importante della Regione Toscana, per me è anche un senso di responsabilità straordinaria essere colui che ha avanzato la proposta di Lucia. Ringrazio i colleghi del Partito Democratico che hanno accolto questa proposta. Abbiamo dimostrato che in questi mesi volevamo dare alla Toscana una donna, prima di tutto, volevamo dare una donna di altissimo valore qualitativo umano per quello che ha vissuto nella sua vita, e credo che la Toscana oggi esca più forte, ne escano più forti i diritti delle donne, degli uomini, dei ragazzi, delle persone, degli ultimi. Credo che Lucia sarà una persona che si dedicherà a tempo pieno a questa esperienza. La Toscana può andare orgogliosa del proprio difensore civico, e io personalmente, come capogruppo di Italia Viva, di una forza politica che si è assunta questo onere di responsabilità, credo di essere veramente soddisfatto nel coronamento di un percorso che denota anche coraggio, tenacia e anche, a mio avviso, lungimiranza. Ma intanto occorre dire che questa sera abbiamo dato alla Toscana un difensore civico che ritengo sia una professionista molto adeguata, che farà sicuramente bene, una persona competente dal punto di vista giuridico, perché è un avvocato, ha fatto parte della Commissione Giustizia della Camera, è stata nominata dal Presidente della Repubblica Cavaliere del nostro Paese, ma anche una figura, una donna che è l'emblema della difesa dei diritti civili, del contrasto alla violenza, visto quello che lei purtroppo ha dovuto subire. Quindi credo che sia una figura adeguata, una proposta che legittimamente ha fatto la maggioranza e che a mio avviso meritava anche un consenso più vasto, perché questo avrebbe corrisposto alla qualità della proposta che le rappresenta. Noi abbiamo voluto dare un segnale, cioè che la scelta del difensore civico della Toscana dovrebbe essere scelta fra persone che hanno specifiche competenze nel campo della difesa civica. Per questo abbiamo letto tutti i curricula arrivati con autocandidature in seguito all'apertura dell'avviso pubblico e abbiamo scelto il profilo che ci sembrava più adatto. In effetti ha già un'esperienza, dal 2014 è difensore civico della Basilica, la dottoressa Antonia Fiordelisi, e adesso lo è in regime di prorogatio.
Quindi noi abbiamo cercato di togliere questa logica della spartizione di poltrone dalla nomina del difensore civico. Il dibattito segue delle regole che a mio avviso sono errate, perché si ritorna sempre alla solita logica del riempimento di caselle a seconda del peso politico del partito che può decidere in questo caso. In questo caso il partito di maggioranza, che non solo non ha fatto un'apertura alle opposizioni per la scelta di una figura super partes, ma praticamente a nostro avviso ha seguito una procedura che non è nemmeno regolare e espone questa nomina a dei vizi di incostituzionalità. Sicuramente una figura apicale, una figura di garanzia è stata, come dire, messa sul banco per cercare di dare consistenza e tenuta a una maggioranza che in questa vicenda ha dimostrato sicuramente di, come dire, sapersi ricompattare. Tutto questo però a scapito di quello che dovrebbe essere la normale dialettica tra maggioranza e opposizione, soprattutto nel momento in cui si parla di figure che dovrebbero caratterizzarsi per neutralità, imparzialità e quindi svolgere, diciamo, un ruolo di interesse a tutto campo, quindi scevro da qualsiasi anche solo riferimento ad una storia politica. Questo è quello che avremmo auspicato e questo è quello che invece non è accaduto nel lungo dibattito in aula. Tra l'altro io ho sottolineato anche come abbiamo perso un'occasione anche per cercare di rivedere in qualche modo quali legislatori, quella che è la stessa figura, diciamo, del difensore civico e della funzione che oggi dovrebbe svolgere appunto quelli che sono gli organi di garanzia della regione. Quindi non abbiamo neanche saputo arrivare a questa scadenza riorganizzando complessivamente quello che è un istituto fondamentale. Ecco perché di fatto noi non abbiamo partecipato con gli altri colleghi del centrodestra a questa elezione, nulla, diciamo, eccependo sulla figura, per carità, della dottoressa Annibali, con il massimo rispetto per la persona e per la sua storia. Però di certo non si possono fare battaglie politiche e, come dire, barattare incarichi per far tenere una maggioranza regionale che anche in passato e anche su questa vicenda ha dimostrato di avere comunque delle grosse, diciamo, dei grossi motivi di crisi. Valutazione sicuramente negativa sul modus operandi che ha attuato la maggioranza nella nomina della figura apicale, perché ricordiamo che il difensore civico è di garanzia per tutti i cittadini toscani, senza colore politico, senza appartenenza politica, che si rivolgono a una figura che dovrebbe essere di garanzia e che auspichiamo diventi di garanzia nel caso di dissidi con le pubbliche amministrazioni o comunque con privati che però gestiscono attività di pubblica utilità. Purtroppo sul nome di massima espressione di tutto il Consiglio regionale, almeno quello che noi auspichiamo, c'è stato un colpo da parte della maggioranza che ha deciso di votare, di votarsi il nome dell'ex onorevole, la dottoressa Annibali, senza condividere questo nome con le opposizioni, senza fare un percorso partecipativo, valutando i curriculum, valutando le esperienze su colui che, colei in questo caso, dovrà rappresentare tutti i cittadini toscani. Auspichiamo che faccia un lavoro veramente super partes, anche se purtroppo il modus operandi di questa maggioranza ci fa pensare il contrario. Hanno utilizzato la principale figura di garanzia di tutti i cittadini toscani, ovvero il difensore civico, la figura che rappresenta tutti i cittadini e le cittadine della Toscana di fronte alle istituzioni, qualora ci siano controversie. Quindi la figura di massima garanzia per la città, per la regione, è stata utilizzata dal Partito Democratico e da Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza. Io penso sia stata scritta una delle pagine più tristi di questa legislatura, sicuramente una pagina di politica che ha esposto la regione toscana alla berlina in tutta Italia. La regione toscana, per questa scelta, per questo accordicchio fatto da PD e Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza utilizzando il difensore civico, è finita sulle copertine di tutti i giornali nazionali. Ma l'unica cosa che posso auspicare è che la dottoressa Annibali, la prima cosa che faccia una volta eletta difensore civico della Regione Toscana, prende le distanze dal partito che l'ha eletta. Perché sentirci dire oggi in aula che la maggioranza per nominare il difensore civico non vuole i voti dell'opposizione, non che non prova nemmeno a cercarli, ma che proprio non li vuole,
perché se lo scelgono loro, lo nominano loro e non hanno bisogno dei voti dell'opposizione, è un insulto, è uno schiaffo a quei milioni di cittadini toscani che votano centrodestra. Consentitemi innanzitutto di fare un grande in bocca al lupo a Lucia Annibali, le sue competenze, la sua sensibilità, la sua storia personale penso possano rappresentare il profilo giusto per dare risposte ai cittadini che segnaleranno disservizi rispetto a quelle che sono i servizi messi in campo dalla Regione. Il ruolo del difensore civico è un ruolo molto importante perché è davvero il luogo in cui le istanze dei cittadini trovano una risposta anche a disservizi che purtroppo possono accadere. Io penso che Lucia Annibali, anche per la sua storia personale, possa rappresentare la figura giusta e possa svolgere con serietà, impegno e competenza questo ruolo così delicato. È una nomina di alto spessore e ottimo profilo. Io devo dire che l'ho condivisa con molta convinzione. Il difensore civico deve essere una persona super partes, che riesce a essere il filtro fra le istanze dei cittadini e quello che sono gli apparati, gli organi politici e amministrativi della Regione. Quindi una donna che, avvocato, ha vissuto sulla propria pelle questioni drammatiche come quella della violenza verso le donne, ma che da questo ne ha tratto elemento di forza per esercitare il suo ruolo da parlamentare e oggi è la persona giusta per interpretare al meglio il difensore civico nella Regione, siamo all'inizio degli anni 70, che per prima fra le regioni neoelette a statuto ordinario si dette il regolamento e la figura del difensore civico. L'ultima seduta del Consiglio regionale è stata l'occasione per parlare di neve e montagna con il presidente e la vicepresidente della Commissione sulle aree interne della Toscana che ai microfoni hanno espresso le loro preoccupazioni soprattutto per l'area dell'Abetone. Il fatto che abbia finalmente iniziato a nevicare non toglie le problematiche che comunque ormai si sono già evidenziate, perché comunque il fatto che durante il periodo natalizio, che è per le strutture di questi territori un periodo molto importante in termini di fatturato, non ci sia stata neve, è comunque un problema che peserà rispetto al bilancio di questa stagione. Quindi diciamo, bene che abbia nevicato, però i problemi rimangono, rimane quindi inalterato il nostro impegno e come Commissione Aree Interne fin dalle prossime settimane continueremo il confronto anche con l'assessorato all'ambiente e gli esperti dell'AMMA, perché gli vogliamo chiedere innanzitutto una valutazione scientifica sul presente e sul passato, ma soprattutto qual è lo scenario sul futuro, visti i fenomeni di cambiamento del clima che hanno un impatto comunque su tutti i territori, anche su questi territori, e una politica previdente deve fare i conti con uno scenario di medio periodo, altrimenti se no saremo sempre a rincorrere le emergenze. È bene che tutte le forze politiche facciano quadrato attorno alla problematica mancanza neve, però io che ho partecipato anche al Consiglio Comunale Straordinario su Abetone mi sono resa conto che l'Abetone è come era 30-40 anni fa, non è cambiato niente, cioè oltre allo sci non c'è altro, e quindi oggi che la gente non scia più 6 ore al giorno, 7 ore al giorno e poi va in albergo a dormire e riposarsi per risciare il giorno dopo, bisogna pensare a qualcosa di alternativo. Le alternative ce ne sono, nel periodo invernale possono essere delle palestre ovviamente al chiuso, una piscina, un campo da squash che usa ora, ovviamente strutture che possono essere utilizzate poi tutto l'anno. E poi a 360 gradi pensare anche all'estate, perché sì, è vero, qualcosa è stato fatto per il trekking, la bicicletta, però mi sembra che grandi cartellonistiche non ci siano, che i vincoli che abbiamo ancora nelle foreste siano troppi
per poter effettivamente effettuare degli sport all'interno delle foreste stesse, cosa che invece dopo il Covid la gente ha cominciato di nuovo a frequentare e vorrebbe frequentare in maniera più assidua. Quindi bisogna trovare il modo di ridurre un po' di vincoli e aiutare anche gli investimenti degli alberghi, perché anche gli alberghi hanno bisogno di essere ristrutturati. Regione Toscana, il Consiglio regionale.